Ciao signore, benvenuto in un nuovo video, io sono Emilio e oggi parliamo di schede video, in particolare del prezzo delle schede video. Raga, lo sapete, ultimamente si fa sempre più fatica a trovare i componenti per assemblare il nostro PC e soprattutto i prezzi sono schizzati alle stelle. Quindi stavo controllando su Amazon sia i prezzi delle schede video, i prezzi di processori, i prezzi di alimentatori, eccetera, e ho trovato questa cosa che è impossibile, infatti è impossibile. Allora ragazzi, se noi andiamo su Amazon e cerchiamo GTX 1080 Ti, ok, che il suo prezzo più o meno si aggira intorno agli 800-900 euro, ok, vediamo che qui ci sono tre schede video che hanno un prezzo di 410, 412 e 344 euro. Cosa? Ok raga, per i meno esperti, ok, lo dico per i meno esperti, che ovviamente si formano un attimo e vedono che una scheda del genere, che il suo prezzo comunque si aggira attorno, come ho detto prima, sono gli 800-900 euro, e vedono una scheda video del genere che siamo qua sui 412 euro, beh, sono minchia, me la devo comprare subito. E sti cazzi, io ne comprerei 20 costasse veramente così. Però attenti raga alle truffe. Allora, qui il suo prezzo dice 412 euro, risparmi 758 euro perché questa è una scheda da 1000 euro praticamente. È la stessa che ho comprato io, l'ho pagata 890 euro. Se però andiamo a vedere da chi è spedito, che si chiama Jessica Grace 2015, vedete che è votato veramente di merda. Quindi andiamo a vedere i rivenditori. Come potete vedere, il prezzo reale di questa scheda video è intorno ai 1000, 1015, 1150, perché come vi ho detto attualmente è difficile trovarla questa scheda video, e questo qua la sparano a 400 euro, che non è vero. Quindi raga, mi raccomando, state molto attenti a queste cose, a queste truffe. Andate sempre a controllare se non sono spedite da Amazon, chi lo spedisce, e andate a vedere quanto è valutato. In questo caso c'è 0% positivo, perché non è vero, è una truffa, quindi non esiste una scheda video del genere a questo poco prezzo. Raga, è capitato che Amazon sparasse queste schede video a pochissime, per pochissime intendo sotto gli 800 euro, ma di poco, ok? Ma un prezzo così è impossibile, quindi raga, davvero, occhio alle truffe. Quindi ragazzi, se andiamo a vedere la Zotac, come potete vedere, cioè a 2157 euro non si trovano più le schede video, cioè ormai il prezzo alle stelle o ci sono queste truffe qua del cavolo. Come potete vedere, attualmente vendute e spedite da Amazon non ce n'è manco una. Questo qua attualmente non disponibile, questa qua attualmente non disponibile, cioè raga, è impossibile trovarla praticamente. Ok, proviamo a cercare una 1070 Ti, che comunque è una scheda video, la versione, la via di mezzo, e troviamo, ok, questo customizzato dalla Gigabyte, ok, c'è con Prime, perfetto, quindi 560 euro, 1080 Ti 412 euro, ma proprio guarda, è giustissimo, giusto, proprio... sempre lui, numero uno. Quindi GTX 1070 customizzato Gigabyte, ve la potete portare a casa raga con 560 euro. Andiamo a vedere una 1070, non la Ti, voglio vedere se ancora si trova qualcosa. Difficile che si trovi qualcosa raga, tipo questa qua, però questa c'è, ecco, proprio lui è il numero uno delle consegne. Ok, sui 600 raga, 600 euro con Prime, no, ok, cioè, 600 euro costa più della Ti, ma col cazzo proprio. Quindi raga, 1070 Ti, raga, non ci sono dubbi, 1070 Ti. Una 1050 Ti, ok, ok, sui 200 euro si riescono a trovare ancora. Ok, 210 euro raga, quindi sì, si può ancora trovare. 1050, diciamo che quella
più improbabile da trovare la 1080 Ti, raga, che è quella che va a ruba. Una 1080 senza il Ti, siamo sui 629 euro. Fa abbastanza schifo questa customizzazione, raga, però chi se ne frega. Siamo... questo articolo non è ancora disponibile. Va bene, stiamo calmi. Questa qua. Me lo sento. 1080, siamo sui 600 euro. 668. Ci siamo sui 660, comunque su di lì, per una 1080. E niente, concludo qua questo video. Spero ovviamente che vi sia piaciuto, che vi sia tornato utile. Fate davvero attenzione a queste truffe, perché lo so, vi invogliano per niente. Informatevi bene a modo, soprattutto guardate su più siti se effettivamente il prezzo delle schede video sono salite o comunque sono scese. E ricordatevi che è difficile che c'è un cambiamento così radicale. Ok, quindi davvero, raga, fate molta attenzione. Quindi, come al solito, vi ricordo, iscrivetevi al canale, lasciate un commento, un mi piace. Iscrivetevi anche alla pagina Facebook, Instagram, tutti i link qui sotto in descrizione. E quindi, noi signori, ci vediamo alla prossima. Ciao!